E l'altro ieri abbiamo scoperto che nell'eseguire i lavori la ditta ha completamente coperto lo spazio che sarebbe dedicato alla raccolta delle acque e alla traspirazione delle radici delle piante. Praticamente ha steso un manto di cemento tutto intorno alla pianta. Ci chiediamo dov'è il direttore dei lavori, chi è che controlla queste cose, perché anche un bambino capisce che intorno alle piante va lasciato uno strato libero di terreno permeabile dove possa entrare l'acqua e quindi la pianta nutrirsi. Fra l'altro questa cosa è anche vietata dal regolamento del verde urbano, approvato pochi mesi fa da questa amministrazione comunale, e quindi ci pare chiaro che quindi questo regolamento non venga applicato e che pochi lo conoscano. Noi abbiamo fatto di tutto per salvare queste piante che il comune voleva abbattere, abbiamo fatto una perizia a nostre spese, l'abbiamo inviata al comune, abbiamo diffidato il comune da abbattere, il comune fortunatamente ha deciso, direi intelligentemente, di lasciarle in piedi perché queste piante sono sane. Se però poi nell'eseguire i lavori si interviene in modo tale da danneggiarle, questo è un problema e devo dire un problema molto grosso per questo comune. C'è da dire che nel fare i lavori sono state tagliate anche le radici, anche questo è un intervento che non si può fare e nei momenti in cui bisogna intervenire intorno agli alberi, se non si conosce bene la situazione, bisogna far fare una perizia da parte di un agronomo. Queste cose il comune non le fa, forse per la fretta di eseguire i lavori pensa di passare per delle scorciatoie, però quando si interviene sugli alberi, che sono un patrimonio pubblico, bisogna usare molta attenzione. Come vedete adesso è all'opera un operaio che sta rimuovendo il cemento intorno alle radici, però comunque ormai il danno è fatto. È ovvio che così senza cemento qualcosa si rimedia, ma il problema è proprio all'origine, che queste cose non devono succedere.